Eccoci qua, vi ho detto facendo un po' di confusione tutto quello di cui ci occuperemo stasera, ma avete capito. Cominciamo da questa roba qua. Chiedono di continuo donazioni per i terremotati, poverini. Davvero, poverini, perché io temo che finirà come gli altri terremoti. Infatti nel primo pacco ho messo Berlusconi, ma anche Renzi, come le altre ricostruzioni, come le altre promesse a gente che poi abbiamo visto negli altri terremoti rimane ancora a vivere nei container e nelle baracche. Poi stanno circolando molti di queste, vediamone qualcuno, dona di qua, dona di là, dona di su, dona di giù. Vediamoli rapidamente, non devo fare la pubblicità alle donazioni, devo far vedere quante, e sono tantissime, richieste di soldi, SMS e robe. Insomma, voi avete fatto qualcosa da casa per questa gente qui e in che modo? O ritenete che debba muoversi in qualche modo lo Stato da solo e tutto quanto. Allora, andiamo alle telefonate. Il numero è 02 386 02359. Buonasera, con chi parlo? Buonasera. Con nessuno, perché mi si è appena inceppato il telefono. Siete in diretta, dite subito pronto e siamo rapidi. Pronto? Roberto, Ciao, chi sei? Da buonasera, sono Laura. dove mi Allora, chiami? io sono di Chiasso. Di Chiasso, hai mandato soldi sì o no? Sì, non si deve dire cosa fa la mano sinistra, la destra, comunque ho fatto qualche SMS, giustamente, anche per dovere, diciamo, ecco. Spero che vadano a buon fine, anche se non sono molti, ecco. No, ma al di là di Io quanti sono, perché poi uno dà quello che può e io so di quello pensionate. che potevo, quello che E potevo. io so di Io no. pensionate che hanno dato anche 2 euro, ma sono Sì, tantissimi per loro. io, Ecco, ecco, ti fidi vacanze allora del non le ho sistema? fatto. Sentivo che parlavi di vacanze, io vacanze non ne ho fatte perché cerco di risparmiare perché non so cosa mi aspetta con questo governo. Eccoci E là. poi ho notato una cosa, Roberto, che Dimmela. stanno venendo su come i funghi i consiglieri e assessori, cioè invece di smorzare questo continuo assumere consiglieri e assessori, continuo a vedere facce nuove, soprattutto su Tele Lombardia. Io vorrei capire cosa sta succedendo, è una fabbrica di queste persone che Grazie, vengono. una fabbrica di politici, se poi giustamente lavorassero e si guadagnassero lo stipendio, ben vengano, non mettiamo neanche 100 in più. Il problema è che molti, tanti non lavorano e tanti lavorano e in silenzio. 02, regia, fallo vedere, 3860-2359, ditemi la vostra, la linea in questo momento è libera e la domanda è questa. Vi chiedo se avete mandato soldi per i terremotati o no. Pronto? Pronto? Buonasera, chi sei? Da Francesco? dove? Da Milano? Ecco, allora rispondi sì o no. Allora, io prima non mando niente perché non mi fido. Non ti fidi, ecco, era questo che volevo capire. Secondo, dovrebbe pensarci lo Stato quando succedono queste cose, perché i soldi delle tasse dove li mettono? Servono anche quando succedono queste disgrazie, i soldi che paghiamo di tasse, o no? Certo. E quindi E proprio tu quindi non dici. so, poi un'altra cosa che non capisco, come mai trovano da dormire per questa comunità e per i nostri italiani non trovano niente. Ti ringrazio molto. Non è poi molto vero perché molti extracomunitari, 800 in pochi giorni, sono arrivati a Milano e dormono ancora per strada perché devono trovar loro una sistemazione. Fai sempre vedere il numero regia perché da casa non se lo stanno segnando bene, quindi glielo devi inquadrare ogni 3x2. Pronto? Buonasera. Chi Sì, buonasera. sei? Sono Paolo da Lecco. Paolo da Lecco, dimmi Sì, tutto. allora io avrei avuto veramente grande desiderio di versare qualcosa, ma non l'ho fatto. Ma non l'ho fatto semplicemente per questo, perché ho letto che di fatto questi soldi sarebbero stati, tramite la Protezione Civile, inviati alle regioni, che poi avrebbero tranquillamente deciso come E tu dici, versare i soldi. se le regioni sono in mano, chi so io, non mi fido, questo stai Sì, dicendo. soprattutto pensando alla Regione Lazio, non so se voi siete mai passati dal palazzo della Regione Lazio, è un palazzo di 20 piani rotti, Sì. con tutto vetrate, una cosa incredibile, si vede dal raccordo anulare, e io sinceramente
a questo punto ho deciso di non darli, ma a malincuore, perché se io conoscessi direttamente una persona che si trova sotto le tende, lo darei volentieri direttamente a lei. Però ti ringrazio perché il tuo ragionamento non fa una piega, dice questo nostro telespettatore. Vanno in mano quella gente là, della quale c'è poco da fidarsi, che poi decidono dove vanno. Chi mi garantisce che sia una roba seria? Sempre 02 3860 2359. Allora, per il momento due delle telefonate che ho ricevuto mi dicono di persone che non hanno mandato i soldi per malfidenza, e uno sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Come si chiama, signora? Allora, mi chiamo Salvatore Carmela. Carmela, quindi Carmela è il nome da donna, diciamo. E Salvatore, sì, e Salvatore è il cognome. Ha ragione. No, no, ma no, ma perché io magari chiamo signore i signori e signore i signori. Ho capito. Poi alcuni di voi, giustamente, perché non c'ho niente contro, cambiano sesso e poi gli rimane la voce, o cambiano voce. No. E quindi lei c'ha un nome flessibile, Salvatore Carmela, poteva fare l'uomo o la donna, capito? Sì, ha ragione. Però ha ragione, questa sera fa la donna, giusto? Cioè, che fa di donna. Bello nella vita? Io? Casalinga, guardi. Casalinga, perché è così depressa? Casalinga disperata, perché soldi non ce ne sono. Giustamente, casalinga disperata, così me la caccia anche lei in una battuta. Senta una cosa, cara Carmela casalinga disperata, gli ha dati i soldi sì o no? No, perché se li mangiano loro, non li danno a quella povera gente. Chi se li mangia, secondo lei? Se li mangia chi li distribuisce, le regioni, tutte quelle cose lì. Parli per esperienza, perché hai visto cosa è successo in altre situazioni, quindi. Ho visto. Perché il povero dà al povero, il ricco mangia il povero. Casalinga disperata ma non scema, insomma, diciamola. Bravo, tutta. Bravo. Ciao bravo. Cara, buona serata, Seguici tutta la serata, Poi per chi vuole farsi proprio del male, io vi devo dire che dalla prossima settimana saremo in onda tutte le sere, dalle 19 alle 20.30, cioè nelle serate di martedì, giovedì e venerdì, sia su Intelligo TV canale 294 che su Milanau canale 191, dalle 19 alle 20.30, martedì, giovedì e venerdì. Quindi saremo qua tutte le sere, in pratica. Siete contenti? Pronto? Sì, pronto. Volevo rispondere al quesito. Sì, chi sei? Sono già io, sei già in diretta. Ah, scusa, sei in ritardo. Sì, abbassa un po' il volume. Paolo da Piacenza. Come ti chiami? Sono Paolo da Piacenza. Paolo, prego, dimmi. Sì, volevo dire che io, decidi tu se ho versato o meno. Io l'altro giorno ho provato un F24 in banca, quindi decidi tu se ho versato o meno. Fai tu. E come mai ti sei fidato? No, io F24 perché ho parlato delle tasse, e quindi... Ah! No, ah, io ho capito, scusa, le tasse, l'F24 tu, è una cosa... Valuta tu se ho fatto un... Non c'avevi i soldi o non ti fidavi? Non c'avevi i soldi o non ti fidavi? Assolutamente, non mi fidavo. No, l'F24 ce l'ho ben presente, purtroppo. Bene, capisco, sei anche tu un contribuente. Purtroppo. Cioè, sei purtroppo nel senso che non so dove cazzo li buttano, cioè, diciamo... Infatti. Alcuni li rubano e altri li buttano. Cioè, ci sono due canali in Italia, il canale furto e il canale spreco. Perfetto, meno male che ti sei fermato a questi due canali, perché poi ce ne sarebbero altri dove ce lo mettono, come dice qualcuno, però, insomma, queste cose in televisione sono volgari, e quindi hai fatto bene a non dirlo. 02-386-02-359, chi sei? Chi sei? Pronto? Niente, te ne sei andato o andata? Allora, linea libera, 02-386-02-359. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, chi sei? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Maria Uva da Milano. Ciao, cara. Allora, dimmi. Senti, sei meraviglioso, ti devo fare i complimenti. Ecco, e poi volevo dirti, allora, io non ho mandato niente perché non mi fido, e poi prendo la pensione che quando mi arriva non so dove devo andare. Dove devi andare? Perché prendo 600 euro, ne pago 400 ogni due mesi di condominio, tu sappi come faccio a vivere, è uno schifo.
è uno schifo, rubano tutti, vitalizi di qua, vitalizi di là. Senti, e ma non sanno che la gente vive con 600 euro al mese. Questa roba delle vacanze, 40 giorni qui con 15.000 euro. Come si fa a vivere con 600 euro al mese? Dimmelo. Le medicine devo pagarle. Sei tu. È veramente vergognoso. Guarda, tutti i politici, tutti rubano. Scusami, però sei tu che me lo... Abbassami il volume così parlo meglio. Sì, scusami, sono arrabbiatissima. No, ma va bene, ci sta. Io sono contento di sentire una persona genuina. No, perché tu hai detto, per fortuna, sì. O purtroppo, io non vivo con 600 euro al mese, quindi non oso neanche immaginare come si possa... Io sono fortunato e anche sfortunato, però fortunato... Puoi immaginarti come vivo? Voglio sapere io da te come fai con 600 euro. Allora ti dico subito, mi vergogno a dirlo, ho i pacchi della chiesa, ti va bene? Sì. Come vivo? Ti sembra una cosa giusta? E ho lavorato da quando avevo 12 anni. Senti, ma allora... Questi 600 euro che ti entrano di pensione, giusto? Dopo quanti anni di lavoro? 40. Dopo 40 anni di lavoro? Perché sono artigiana e tu sai benissimo, sì, sei un uomo intelligente, l'artigiano è basso. Senti, ma allora 400 vanno per le spese di casa? Esatto, poi c'è luce, gas. E poi succede sempre qualcosa in casa, o si rompe una cosa, o si rompe il frigo. Adesso ho avuto anche i ladri in casa. Eccoli. I ladri in casa. Che cazzo hanno trovato i ladri? Tutte le cose più care. Cosa hanno trovato i ladri da una che non ha neanche i soldi per mangiare? Esatto. Cosa t'han preso? Allora, quindi devo rinunciare a prendermi il colirio, perché quello lo devo pagare. Perché il colirio non te lo passa la mutua. La calciotonina non te la passa la mutua, la devi comprare. E i politici vanno al mare, fanno vedere dove sono. Dimmi una roba. Io sono 20 anni che non vado al mare. Quei ladri cosa hanno fatto a casa tua? Mi hanno rubato tutto. E io ero in casa, ero in cucina con una mia amica. Ma non ti ha rubato niente? Quindi devi precisare che io ho 80 anni suonati. Quindi allora? Non è quello il problema. Il problema è che adesso vengono... tutti qua e non sai più come ti devi difendere. Solo ti ringrazio, ti do un abbraccio, potrebbe continuare per giorni, mi fa anche piacere. 02 3860 2359, pronto, buonasera. Buonasera. Sì, chi sei? Io sono uno che ti dice che sei uno stronzo, hai capito? Come? Sei uno stronzo. Ti ringrazio, è vero, è una delle mie caratteristiche e ti ringrazio per questo. Ci sono quelli, come hai detto tu, stronzi, e ci sono quelli deficienti, che chiamano e appare il numero del loro telefono dal quale chiamano. Giudica un po' tu, poi magari si può fare anche l'incontro tra stronzi e deficienti e facciamo la grande televisione spazzatura che io adoro. Torniamo al tema. Chiedono di continuo donazioni per i terremotati. Tu hai mandato soldi? Rispondetemi. Dai, pronto? Pronto, Roberto? Sì, ciao, chi sei? Ciao, caro, sono Beppe, scusami. Io faccio parte di quel piccolo mondo in carrozzina. Mi sì. sono tolto dalla mia pensione i soldi per comprare la carrozzina a un bambino infermo. Allora... nessuno dei nostri si è permesso di andare a dire cosa c'è. Allora, mi viene da piangere. Roberto, ti sto ascoltando. E adesso a questo punto qui io darei i soldi al terremotato. Sì, ma andiamo a vagliare caso per caso. Punto. Grazie, sì, ma con diffidenza. Dici tu, ormai siete abituati a non fidarvi e come darvi torto? Io so che ci sono tante organizzazioni che sono molto serie di queste che raccolgono i soldi, però poi il lavoro fatto male, quindi le ruberie di altri in passato hanno rovinato il tutto. Sempre 02386 02359, buonasera. Sì, buonasera, sono... sto guardando adesso la trasmissione, mi chiamo Angelo. Angelo, da dove mi sta chiamando?
da Parabiago. Ah, mi abbassa il volume del suo televisore così io la sento meglio. E allora io le chiedo se lei ha partecipato a questa storia degli SMS solidali, eccetera. I soldi li ha mandati? No, no, non ho partecipato agli SMS perché mi arrabbierei di più. Motivo? Motivo? Motivo perché, come dire, sarebbe grande il discorso, enorme. Io riassumo dicendo, io sono italiano perché sono nato in Italia. L'Italia è bellissima, però è gestita male. La società è legata su tante lobby. Ho capito. E di conseguenza, come diceva Totò, no? Ci sono i caporali, e ci sono persone che lavorano, impegnati, eccetera, eccetera. La ringrazio, è chiaro, potrebbe andare avanti, e ha ragione lei, che il discorso è lungo, accorciamolo un po', anche perché passate in diretta senza filtro e siete molti. Come vedete, governo io la linea telefonica da questa cornetta. Pronto? Vediamo chi c'è. Pronto? Pronto, sono Franco da Agrate Brianza. Agrate Brianza. Sì. Che io mi ricordo sempre perché ci passo con l'autostrada e dico finalmente sto tornando a Milano e più o meno ci siamo. Sì o no? Pronto? Sì o no? Sì o no? Sì, 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 io sì. Come mai? Io li mando perché mi sembra per 2 euro non è che è un caffè che non bevo. Però io volevo dire quella signora che ha detto che lei non l'ha mandato perché ruba di qui, ruba di là. E perché prende i pacchi della chiesa? Perché io do i soldi anche in chiesa e non so dove vanno a finire, però so che vanno con la signora lì che lei non fa la carità, dico la carità di 2 euro a gente che gli è caduta la casa. Ecco. Sai che è un ragionamento interessante, ti ringrazio per averlo fatto, 02386-02359, comunque un paese che dà 600 euro a una persona dopo che ha lavorato 40 anni, non è neanche quello un paese serio. Torniamo tra esattamente 1 minuto e 42. Allora, bravo Mario che l'hai capito, io devo far vedere l'ombrellone perché molti dei politici sono ancora in vacanza, parleremo tra pochi minuti delle onorevoli vacanze, 40 giorni i deputati, 38 i consiglieri regionali, non all'anno ma giusto questo mese qui perché poi arrivano le vacanze di Natale e lì un altri 30-40 giorni non ce li vogliamo sparare ragazzi e mangia Natale, mangia a Capodanno, mangia le feste comandate, finisci prima quando c'è la partita e tutte le altre robe e lavora 2 giorni e mezzo alla settimana, insieme farà una 30 di giorni all'anno, però magari sbaglio il conto, lo faccio molto male. Però siccome i conti li fate anche voi, quella signora dei 600 euro mi raccontava prima di come fa a non arrivare a fine mese, perché deve ricorrere... Io rimostro, l'ho fatto tante volte, sto frigorifero in cui mettiamo dentro le robe e questi manco sanno quanto costano, perché nei prossimi giorni darò ancora col frigorifero in modo più cattivo. Per adesso un piccolo montaggio che ci fa vedere come non capiscano proprio un accidente. Vai regia. Cioè non sa quanto pagano i lavoratori, gli italiani, per la benzina? Supera l'euro ovviamente. Sarà 1,10. Signorina Valentina? 2 euro. Ah. 24 pannolini costeranno intorno ai 4 euro. Un pacco da 24 pannolini quanto costa? Costano 17 euro. Un euro. Non ci siamo. Non ci siamo. Sulle arance zero. Mettiamole lì. Mettiamo qui sulle arance zero. Questo le sta proprio bene. Cos'è? Cos'è? Che cos'è? È prezzemolo. È una mozzarella di bufala. 8 euro al chilo. 8 euro al chilo? No, purtroppo costa 14,25 euro. Questi sono fagioli. Più o meno costeranno sui 0,50, 0,70. 2,98 euro. 2,98 euro.
fagioli. No, questi sono piselli. Ma quanto costa questa lampadina? 1,50 euro. Costa 7,60 euro. Ah, caspita. Il latte le piace? Il latte non lo bevo, il latte non lo bevo, il latte non lo bevo. No, dove il cavolo, testa di cavolo. Sì, ecco, però venga via che non so dove mettere le banane. Cos'è? Spinaci. Strana sta carota, è nera, ma non capito? Sì, è parecchio, ecco. Vecchio. 1,80 euro. 2,60 euro. 2,60 euro. Sono uguali a quelli di prima? Sì. Se lo ricorda il prezzo? Sa che ero distratto. Com'era distratto? Le fa, posso stringere la mano al primo del PD che becca un prezzo? Perché? Dico solo due cose. Alcuni di questi non mi parlano più perché hanno fatto una figura del cavolo. E quando io faccio il deficiente con 4 banane in mano e un cespo di insalata e gli chiedo quanto costa, è il mio modo di dirgli, anche abbastanza semplice da capire, informati cazzo, perché la vita, alla gente che la vive realmente, costa un qualcosina di più. E quindi... Allora, torniamo alla domanda. Chiedono di continuo donazioni per i terremotati. Tu hai mandato soldi? Prevalgono i no, ma continuiamo. Pronto, buonasera. Otto. Come si chiama? Antonio da Milano. Antonio, questa era facile. La prossima è un sì o un no? Comincia il difficile. L'ha mandati o no i soldi? Aspetta che, scusa, abbasso il questa è un'altra operazione che le può riuscire con estrema facilità. E poi mi risponde. Allora, io a malincuore dico no, anche se sono uno che fa abbastanza beneficenza. E perché non l'ha fatto? Perché non mi fido più. Oh, ok, guardi che lo può dire a voce alta, mica si deve vergognare no, lei. C'ho un po', sì, mica no, si deve vergognare lei di non fidarsi. E poi io avrei una proposta, ma tutti questi immigrati, questi bei baldi giovani, perché non li mandiamo a spalare le macerie? Almeno cioè, si rendono utili. E infatti, questa roba qua che lei dice, e poi magari chi l'ascolta pensa che è un razzista, l'hanno discussa all'assemblea dell'ANCI, l'associazione dei comuni d'Italia, siccome dovevano fregare i comuni d'Italia mandandogli gli immigrati da gestire, i comuni hanno detto molto intelligentemente in questi giorni, ma date la possibilità a questi di rendersi utile, pulire una strada, fare una roba, perché per legge adesso queste persone che noi accogliamo, manteniamo anche in hotel, non possono proprio lavorare. Alcuni non vogliono, altri vorrebbero, ma non possono. E i comuni hanno detto la cosa che dite voi da anni e che vi sento dire da anni. Vai, pronto? Buonasera. Forte e chiaro? Chi sei? Sono Pasquale, da Milano. Pasquale, dimmi, che hai fatto tu? Gliel'hai mandato? No, non glieli ho mandati. Per quale motivo? Il motivo è perché adesso vengono gestiti da altri enti, quando poteva essere un tesoretto nelle casse dello Stato che potevano appunto pagare le casette nuove. Ti ringrazio molto. Ricordate sempre di abbassare il volume del vostro televisore prima di parlare con me, in modo tale che io poi possa sentire anche meglio di quanto non sto facendo in questo istante. Pronto? Buonasera. Buonasera, senti, io volevo intervenire in diretta. Ciao, chi sei? Sei già in diretta, chi sei? Sì, ciao. Ciao, chi sei? Buonasera, chiamo dalla provincia di Milano, un paese che si chiama Bubbiano. Perfetto, e ti chiami? Mi chiamo Rosario. Rosario, allora, vuoi rispondere? Ascolta, io sono giovane, ho 33 anni. Sì. Quindi dico la mia, io probabilmente darò questi 2 euro, probabilmente col beneficio del dubbio che... vada, almeno una parte vadano ai terremotati. E poi mi volevo attaccare a un discorso che ha fatto una signora prima delle 600 euro, che ha parlato di alcuni esami che sono stati tolti dal nostro caro presidente della regione della Lombardia, il dottor Maroni, visto che è un medico. Ecco, gli auguro a 26 anni come a lui che possa, ma neanche glielo auguro perché no, non si può augurare perché bisogna essere anni, bisogna essere signori. Avere un tumore e non potersi permettere. Ecco, no, sì. Ecco, non si augura, però il senso lo... Però effettivamente il caro nostro presidente Maroni ha tolto Ok, ha tolto. Le posso solo dire una roba? Guardi che non è medico, è avvocato.
Vabbè, comunque... No, no, perché c'è una certa differenza, che non le posso dire perché sono ancora più franco di lei di solito, quindi non lo dico. Comunque c'è una differenza tra medico e avvocato. Va bene? Grazie. Va bene, la ringrazio. Grazie, buonasera. Andiamo, però mi fa piacere che due generazioni a confronto, il ragazzo commenti la telefonata della signora che prende 600 euro e non gli rimane niente da mangiare perché deve pagare le spese di casa, perché quando si sentono queste storie in televisione, sono lì i politici ad ascoltarle, io che faccio tanta televisione anche nazionale, da una parte gli entra, dall'altra gli esce. E mi fermo con l'entra esce, che me ne viene un'altra, però il problema è che pensavo che anche a voi da una parte entrasse e dall'altra uscisse, invece vi è rimasto dentro il concetto di una persona che non può, ragazzi, però una persona che non può arrivare a fine mese. Era una cosa bella che stavo dicendo e abbiamo trasformato tutto in una baraonda. Vabbè, però hanno capito da casa che ero serio. Pronto? 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 Buonasera signora. Pronto, buonasera a lei. Che bella voce squillante. Cosa fa per avere una voce così? Beve? Io cosa faccio? Beve, niente. Beve o è una voce naturale? È la mia, è la mia. Ah, è proprio così. Beh, quindi è una bella voce squillante. Quanti anni c'ha? Io ho 72 anni. La Madonna, che fortuna, Se non crede può venire a casa mia, la invito a casa mia. Ma vengo quando fai 100? Oh, magari, dai, no, 100, ci voglio arrivare però in salute. Brava. Senta, salute, lei mi arrivarci. Ha mandato sti soldi per i terremotati? Io i soldi ai terremotati non glieli do. Perché? Perché io già pago sulla mia piccola pensione, due pensioni, tra la mia pensione di 31 anni di negozio, mio marito defunto di 35 anni di lavoro, di negozio, non arrivo a... sui miei 900, e da lì mi fanno delle trattenute, quindi io già pago, mi sento già a posto, giusto? Signora, io ritengo che il suo discorso sia accettabile ed è stato anche ascoltabile, quindi non le dico la mia perché a volte sono più cattivo di voi, quindi siete già cattivi voi e va bene io così. Mi dispiace tanto per quella gente, però c'è un governo che spreca, potrebbe fare lui. Ti ringrazio cara. E poi continuate con le vostre telefonate. Adesso i miei collaboratori di là mi fanno entrare pian piano gli ospiti, quelli che sono pronti e microfonati, così leghiamo tutto. No, ma lascia stare il numero, che io adesso voglio parlare delle onorevoli vacanze, no? E lascia però che adesso faccio entrare un po' di ospiti. Dov'è che sono? Dove sono? Ho visto uno del PD e infatti sono qua tutto mio perché non l'ho... Schiappati c'è? Eccolo lì. Entro. Buonasera. Sì, buonasera. Sì, entri. Perché vuol fare la trasmissione da dietro le quinte? Ecco che vuoi, interessante. Buonasera. Buonasera, bentornato. Questo passo, grazie, si accomodi qui. Questo passo alla Robocop... Perché sono ingrassato, tenendo la pancia in dentro cammino storto. No. Ho capito, ma non è che io le posso, cioè non sono anche uno psicologo. Ho visto che si è fatto crescere la barba anche. Sì. Nera ancora, sì. Io bianca, vedi. Vogliamo parlare di altre cazzate o posso andare avanti col programma? Possiamo andare avanti. Perfetto. Poi volevo salutare Silvia Sardone di Forza Italia. Buonasera, buonasera Silvia, buonasera. Ben arrivata, buonasera. Eccola qua, si accomodi. Ci risalutiamo, eravamo dietro. E Mirko Rota della FIOM CGL. Ciao. Ciao. Non stai per dire una cazzata anche no. Tu? No. Perfetto. Mi trattengo. Chi è l'unico che spara cazzate? Il PD. Allora, no, cioè, scusate, non ci stava però. Perfetto. Ma che questione di tempo. Perfetto, cioè. No, sto scherzando. Vi voglio bene. Onorevoli vacanze, deputati 40 giorni, consiglieri regionali 38 giorni di vacanza, ne parliamo subito dopo la pubblicità con questi ospiti qui. Grazie. Qua lavorando e beh, tutti vanno in vacanza, soprattutto i nostri governanti, ci sono italiani che non se lo possono permettere e personaggi come me che dormono in macchina.